Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di In Cucina col Pazzo. Oggi facciamo il semifreddo agli amaretti. Ecco gli ingredienti: 250 g di amaretti, liquore per dolci, 3 cucchiai d'acqua, 50 g di zucchero, 500 ml di panna fresca, 3 tuorli. Come prima cosa andiamo a tritare finemente i nostri amaretti. Ne lasciamo alcuni da parte per serviranno per la decorazione. Andiamo a tritare nel nostro mixer, che devono diventare tipo una polvere. I nostri amaretti sono diventati una polvere. Adesso in una buccia andiamo a mettere i nostri 50 grammi di zucchero e li andiamo ad unire a i nostri 3 tuorli. E battiamo bene fino a che diventeranno belli spumosi. Quando i nostri tuorli sono belli spumosi, andiamo a montare la nostra panna. Che ricordo sono mezzo litro. Io vi consiglio di metterci pochino di zucchero a velo, che almeno viene più dolce. Questo faccio occhio. Ecco fatto. E ora andiamo a montarla. Adesso che la nostra panna è montata, l'andiamo ad unire poco alla volta con passaggi delicati al nostro tuorlo e zucchero. Mi raccomando, i movimenti leggeri per non smontare la nostra panna. Quando abbiamo unito tutta la nostra panna, andiamo ad aggiungerci i nostri amaretti. Sempre in modo delicato. Mi sa che ti ci vuole una palette. Per ultima cosa prendiamo un bicchiere e ci andiamo a mettere 6 cucchiai di liquore. E ci andiamo ad aggiungere 3 cucchiai di acqua. Uno, due, tre. Gli diamo una mescolata per amalgamarli bene e li andiamo ad aggiungere al nostro composto. E uniamo. Ho rivestito una teglia alta con la pellicola e andiamo a metterci il nostro impasto. Adesso ho chiuso anche il sopra con la pellicola e lo mettiamo in congelatore per minimo 4 ore. Ecco, è passate 4 ore, andiamo a levare la pellicola sopra. Un vassoio lo rovesciamo. Ecco. Ora lo andiamo a decorare con degli amaretti che avevamo lasciato da parte. Un po' di amaretti li ho tritati leggermente con la mano e li vado a mettere sopra. Li ho sminuzzati grossolanamente. E
lo mettiamo anche un po' intorno al vassoio, così, e due o tre le metteremo interi. Per lungo. Ed ecco a voi il semifreddo all'amaretto, pazzo e mangiato.